Dietro di me abbiamo questo lavoro fatto con i fondi di caffè. Sono fondi che ogni giorno quando bevo il caffè metto via. Perciò, per esempio, per fare questo lavoro qui, il caffè che ho raccolto, mi ci sono voluti 6 mesi. Lo vuoi il bianco sopra? Perfetto. Allora, un attimo. Una serie di libri, di coperti di caffè. Tra questi libri qua si riesce a distinguere 2 libri. Uno con la copertina rossa, che è una Bibbia in lingua kinyarwanda, e l'altro libro con la copertina blu è un manuale di lingua francese. La Bibbia me l'ha data mia madre. Non è stato facile perché ci ha messo un po' nel darmelo. Il patto era che io non facevo niente di blasfemo su questo libro qui. Raccogliendo per esempio il caffè mi permette di sedimentare le idee. Ogni giorno che bevo il caffè metto via i fondi di caffè. Lavorando anche in questo modo qui ho capito anche di lavorare con le stagioni. Per esempio so che in estate il caffè si asciuga velocemente, perciò so che devo trattare il caffè in un certo modo, preparo le terre in estate e poi dopo in inverno inizio a dipingere. Perché se lavoro con il caffè in inverno si crea la muffa. Sono già i buchi prestabiliti. Dove? Il Ruanda è uno dei migliori produttori del caffè, caffè arabica, che è stato importato dai primi colonizzatori. Quando mia madre era riuscita a ritornare in Ruanda, dopo più o meno 8 anni che eravamo qui in Italy, una delle cose che è riuscita a portare su, tra le tante cose che abbiamo richiesto, però lei non è riuscita per una serie di problematiche con i bagagli eccetera, il caffè rientrava tra questi prodotti qua. E da lì quel caffè che ho bevuto, ho voluto conservarlo, i fondi di caffè, e da lì mi è venuta l'idea, perché all'epoca anche stavo cercando di trovare una mia dimensione in quanto lavoravo con le tecniche dell'Occidente. Tutte le opere che facevo non mi sentivo, c'era qualcosa che mancava di me. E guardando il caffè così ho capito che questo caffè qui era stato raccolto dai miei fratelli in Ruanda, era stato trattato, imbustato. Ho capito che era un modo di dialogare con tutte queste persone qui che l'avevano avuto in mano. Ed io riuscivo a concludere il cerchio. Perciò ho iniziato a studiare le proprietà del caffè, come si comporta, come si comportava con i vari vinavil, eccetera. Ho scoperto che potevo utilizzarlo. Li appoggiamo tutti qua sopra i libri? I libri con i calibri è uno strumento che è stato utilizzato dai colonizzatori che sono venuti in Ruanda, che avevano trovato queste 2 caste. C'era una casta che era quella dei Tutsi, che si occupava principalmente dell'allevamento, quello dei Hutu, che erano agricoltori, e i Twa, che si occupavano di ceramica e di caccia, conoscevano molto bene la foresta. I calibri erano uno di quei strumenti che veniva utilizzato per dire tu sei Tutsi, tu sei Hutu. Insomma, tu venivi scelto in base alla tua altezza, in base al tuo naso, come Tutsi, vale a dire quelli che erano più gradevoli. E perciò ho iniziato a dividere questa cosa qui. Perciò a volte ti trovavi in famiglia che un fratello era alto 2 metri, l'altro era più basso. Questa cosa qui ha creato una divisione che nel tempo ha portato al genocidio. Questo strumento qui l'ho utilizzato per esempio anche per misurare la Bibbia, perché è sciocco permettersi di misurare la Bibbia. È uno strumento di precisione, però, che non può misurare il contenuto o l'importanza di un libro come la Bibbia. I libri di per sé la chiudono la conoscenza. Lo scienziato, di cui io non sto accusando niente, che si chiama Carlo Lombroso, torinese, aveva sviluppato questa pseudoscienza. Le sue idee nel tempo sono perpetuate e sono arrivate a noi, sono arrivate al sud, con l'idea che il sud è molto arretrato rispetto al nord, ma anche di pensiero, anche di aspetto, eccetera. Ma allo stesso tempo ha permesso alcune giustificazioni con il nazismo, ha permesso altre giustificazioni con il Leopardo in Congo, in Namibia. Io sono un amante della letteratura, ma anche allo stesso tempo, se la letteratura viene utilizzata in modo distorto, lei può distorgere tutta la realtà. Io da molti anni avevo questo progetto non realizzato di incontrare Francis, perché abbiamo provato diverse volte in Italia, in Inghilterra, e ogni volta ci siamo mancati. Dunque l'idea è nata di fare questo progetto qui per anche fare questa conversazione, perché Gian Maria diceva dall'inizio che si tratta di un progetto di piccola mostra in questo spazio. Dunque abbiamo pensato sarebbe molto interessante di presentare
diversi aspetti, no, del lavoro di Francis, la pittura, però anche questi momenti quando la pratica va nelle tridimensioni, va nella scultura, e ovviamente anche l'importanza dei libri, no? E Anthony Powell dice: books furnish a room. Lo puoi vedere? Te lo giro? E dobbiamo anche dire che questo lavoro straordinario di Francis è presentato per la prima volta a Roma, e soprattutto è per la prima volta globalmente che questa constellazione, un po' come una chapelle, no? Con i libri, con la scultura, con la pittura, è presentato insieme, è una nuova dimensione del suo lavoro, e siamo molto felici, lo ringraziamo per questa collaborazione e a presto, ciao ciao. Io penso è meglio. Benissimo. Ma la decisione è tua. Non ho concordo. Il mio modo di protestare è un modo molto accessibile, per così dire, perché non sempre tutti quanti hanno tempo di comprendere l'arte contemporanea, no? Perché so che i fondi di caffè chiunque si identifica, qui in Italia è molto conosciuto per il caffè espresso, perciò è già un pretesto per far sì che lo spettatore possa, anche se è stanco dopo il lavoro, si possa in qualche modo identificarsi in queste opere qui. No, siamo perfetti. Sì. Perciò trovo che è un modo molto intelligente, ma anche sincero, di parlare di arte, di parlare delle problematiche, però partendo da una cosa che le persone conoscono già.